Eccoci con coach Donatella Melappioni, siamo qua con lei per commentare la vittoria della FEBA. Allora, Donatella, l'abbiamo detto in settimana, questa dunque è una partita anche importante un po' magari per riprendere il filo del discorso, comunque buone risposte da parte di tutte, hai avuto modo anche di far giocare le giovani, quindi tante indicazioni positive questa sera. Sì, l'indicazione positiva principalmente è che nel momento in cui sono state chiamate in causa le Under 19, hanno fatto il loro. Quello che io temevo era la condizione fisica, perché so che Umbertide è una squadra fisica, gioca con molta pressione sulla palla, quindi temevo questa partita per i motivi che ci siamo già dette, che un mese di fermo con le straniere che sono state fuori, sono rientrate, diciamo, inizio anno, ecco, non ci ha permesso di fare allenamenti d'un certo spessore. Invece la risposta fisica perlomeno è stata molto positiva. Chiaramente ho potuto ruotare tutte, quindi anche questo ci è stato d'aiuto. Una nota un po' dolente il primo tempo, in cui nonostante le indicazioni che avevo dato sulla copertura dei loro tiri da tre, abbiamo subito 5 canestri da tre e con un parziale di 21-19 che insomma non doveva essere questa la risposta alla mia richiesta. Dopodiché però abbiamo preso le misure, il secondo tempo sul 25-10 ci siamo un po' stabilizzate, ho aggiustato anche io le situazioni difensive perché chiaramente la nostra lunga non aveva una lunga vera su cui difendere e quindi diciamo l'ho alternata semplificandoci un po' la vita in difesa. Ecco, stasera come detto, giovani che hanno fatto molto bene, anche tra l'altro l'esordio di 2007, insomma, in campo, quindi il vivaio FEBA diciamo, è sempre molto fruttuoso, diciamo così, ecco. Sì, ecco, questa è una cosa di cui stare contente, perché anche la stessa Romanelli, Chiara, che non ha mai giocato, questo era proprio l'esordio, la sua prima partita, è stata chiamata sul campo, non ha creato difficoltà alle altre, non ha perso palloni, è stata sul pezzo, ha fatto il suo, e c'è da dire che la stessa Streni ha avuto un ottimo approccio alla partita nel momento in cui l'ho chiamata a fare il titolare a posto di Vinci, e diciamo che anche Severini, che nonostante non abbia fatto chissà cosa in attacco a livello realizzativo, è stata importantissima sui rimbalzi quando Javrovska è stata fuori, quindi con un grosso apporto. La stessa Viola Contati ci ha dato una grossa mano difensivamente, stando forte sulle piccole quando facciamo cambi difensivi. Quindi diciamo positiva questa partita come rientro dalle vacanze. Adesso ci aspetta questo girone orologio dove chiaramente dovremo seguitare a crescere, secondo me, difensivamente, perché offensivamente oggi abbiamo fatto la nostra migliore prestazione, ma insomma non ci importa tanto quel lato del tabellone quanto il lato difensivo. Perfetto, grazie mille Donatella, buon lavoro. Grazie. Eccoci con coach Filippo Venturelli dell'Umbertide, siamo qua con lui per commentare la pressione a squadra. Allora, coach, purtroppo è arrivata una sconfitta, diciamo che eravate partite anche molto bene, comunque con un buon approccio anche sia offensivo che difensivo, poi diciamo che probabilmente la chiave di volta è stato un po' il secondo quarto, dove si è andata anche un po' in confusione facendo degli errori anche individuali, perdendo molti palloni. Sì, in primis faccio i complimenti al coach e alla squadra, perché è veramente un'ottima squadra. E avrà delle ottime soddisfazioni, credo. Per quanto riguarda noi, sì, siamo riusciti a reggere praticamente per i primi due quarti, poi forse la fisicità, forse l'atletismo ci ha penalizzato e sì, praticamente non siamo riusciti più a recuperare. Ecco, da questa partita Mari, che indicazioni trae, su che aspetti Mari lavorerà di qui in settimana? Allora, in primis devo subito riferire tutto alla coach Michela Caporali, che lei è il capo coach. Oggi era impegnata con la 2, dunque io sostituisco lei. Sicuramente ci sarà da lavorare sotto l'aspetto atletico, non credo sotto l'aspetto tattico, perché sono molto contento del modo in cui si sono comportate in campo e il modo in cui hanno affrontato la partita, e non era assolutamente semplice.
Poi ci sono anche delle lacune che andranno colmate nel corso degli anni probabilmente. Perfetto, grazie mille coach, buon lavoro. Grazie a lei. Grazie.